Cosa significa per Matera candidarsi a Città della Cultura? È un'opportunità che può avere diverse valenze. Una di queste, secondo me, è quella del software della città, no? Molto spesso questi eventi hanno a che fare con progetti di riqualificazione, immobiliare, infrastrutture, sono cose importantissime e anche su questo Matera ha delle carte da giocare, però credo che Matera 2019 significa molto giocare sul software della città, cioè soprattutto sui giovani. Se 2019 è un orizzonte, credo che questa candidatura possa essere un'opportunità, un progetto da qui a 10 anni per giocare molto sulla cultura intesa come conoscenza e apprendimento dei ragazzi, e quindi forse Matera potrebbe diventare un laboratorio di apprendimento in cui anche le scuole, dalle scuole elementari alle scuole medie superiori, sono coinvolte in un progetto in cui si alza l'asticella e si dice che anche in città medie, piccole come Matera, lontane magari dai motori economici dell'Europa, anche in queste città la risorsa più importante sono le persone, e se queste persone, i giovani, sono in grado di fare quello che devono fare a scuola, imparare, apprendere e confrontarsi con i coetanei del nord Europa, per esempio, ecco, questo è un grande risultato, perché significa che le persone, i giovani che escono alla fine di un percorso come quello dell'elementare e della maturità, sono in grado di interpretare meglio le risorse e il patrimonio della propria città, a partire dai sassi. E alla luce di questo, quindi, un forte tema, quale potrebbe essere quello per la candidatura? Ma ce ne sono diversi, adesso è davvero una fase molto iniziale, credo che siamo in un momento in cui conta molto lo scambio di idee, però Matera è la città dell'abitare. E la città dell'abitare, come metteva in evidenza Raffaello De Ruggeri, lo è stata fin dal Paleolitico e continua a esserlo oggi. Un posto come i Sassi è un posto che continua a vivere attraverso la residenza delle persone, la presenza di uffici, di imprese. Questo è molto importante. Credo che una sfida possa essere quello di interpretare l'esigenza di molte città come Matera in giro per l'Europa, ma in giro per il mondo, città medie, e di mettere in evidenza che anche città di questa dimensione possono essere città attrattive per chi fa ricerca scientifica, nuove professioni, mestieri creativi, professioni creative. Il che significa sostanzialmente che bisogna creare le condizioni perché Matera sia un habitat per le nuove professioni, nonostante sia una città di dimensioni medie.